Cosa c'è? Vision Air. Cosa? Vision Air. Ah, bene. Si può tentare un'associazione di idee. Cinema. Laura Buffa. Fantastico. Vision Air. Al cinema con Laura Buffa. Ne sei sicuro? Sì. Sì. Ok. Benvenuti all'appuntamento con le Vision News, le notizie dal mondo del cinema a cura di Vision Air. Il Tribeca Film Festival rende omaggio a Frank Sinatra per i 100 anni dalla nascita con Sinatra at 100 Film and Music. In programma una serie di eventi e una retrospettiva dei suoi film più famosi. Primo appuntamento il 21 aprile con una versione restaurata di Un giorno a New York del 1949, seguita da una performance di Tony Bennett. Mentre sarà lo stesso Fatih Akin a presentare la retrospettiva dei suoi film al Festival del Cinema Europeo, in programma a Lecce dal 13 al 18 aprile. Tra i 9 titoli in cartellone ci sarà La sposa turca, con cui nel 2004 ha vinto l'Orso d'Oro al Festival di Berlino. Per lo spazio dedicato ai nuovi progetti parliamo di Tartarughe Ninja 2. Oltre a Megan Fox, nel cast ci sarà anche Stephen Amell, che in Italia abbiamo visto in TV nei panni di Arrow. Anche in questo film l'attore sarà un eroe mascherato. Impersonerà infatti Casey Jones, il vigilante con la maschera e il bastone da hockey. Le riprese inizieranno questo mese. Intanto Rachel Weisz si è unita al cast del prossimo film di James Marsh. Si tratta di un film biografico sul velista Donald Crowhurst, che sullo schermo avrà il volto di Colin Firth. La storia racconterà di come l'uomo, alla fine degli anni 60, si imbarcò nella Golden Globe Race del Sunday Times senza completare i controlli di sicurezza sulla sua barca per salvare la sua attività. La Weisz dovrebbe interpretare sua moglie. Le riprese dovrebbero iniziare entro 2 mesi. E a proposito di barche e capitani, non so se ve lo ricordate, ma Johnny Depp si è infortunato alla mano agli inizi di marzo nel bel mezzo delle riprese di Pirates of the Caribbean Dead Men Tell No Tales. La troupe dovrebbe riprendere a girare il 15 aprile. La sospensione si è resa necessaria per permettere a Depp di rimettersi dall'operazione alla quale si è dovuto sottoporre. I medici infatti hanno dovuto inserire un piccolo ferro nella mano della star 51enne. Per il momento è tutto da Laura Buffa, ma se volete rimanere sempre aggiornati sulle novità dal mondo del cinema, venite a trovarmi sul sito www.visionair.fm. A presto e buon cinema a tutti!